Una cerimonia commovente alla presenza del vescovo della diocesi Teggiano Policastro, Antonio De Luca, dei vertici della Caritas diocesana e dell'amministrazione comunale di Sanza per la consegna dei certificati di attestazione della conoscenza della lingua italiana per 55 giovani migranti provenienti dall'Africa subsahariana e dai paesi asiatici che hanno frequentato il corso in lingua italiana promossa dalle cooperative che ne curano la formazione e l'assistenza. Un momento di grande commozione, come ha sottolineato il vescovo De Luca, perché, dice, in questo modo vi siete dotati dello strumento necessario per entrare a braccia aperte nella comunità che vi ospitano. La lingua, infatti, è la chiave per poter comunicare e soprattutto per creare quello spirito di fratellanza e inclusione. La giornata, che si è tenuta presso la sala conferenze della struttura adibito al centro di accoglienza migranti del Gabbiano a Sanza, ha registrato poi un altro momento fondamentale, il dono da parte dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Sanza di un libro a ogni giovane migrante che ha acquisito la certificazione della conoscenza della lingua italiana. Una donazione frutto della generosità della casa editrice napoletana Graus, che ha risposto all'appello dell'assessore Marianna Citera. Questo è il vostro primo libro in lingua italiana, un piccolo dono, dice l'assessore, che vi aiuterà a conoscere meglio e innamorarvi del nostro paese, che da oggi dovete considerare anche il vostro. La nostra comunità è fiera e orgogliosa di accogliervi, perché il villaggio globale dove tutti noi viviamo non ha confini né barriere, né di cultura, né di religione, né di razza. Benvenuti a Sanza dunque, cari concittadini, e buona lettura, ha riferito poi il sindaco Vittorio Esposito.